Amici del Bar del Baseball, eccoci di nuovo qui per la seconda parte del Bar del Baseball Extra Inning. Vediamo se abbiamo collegato da Rimini il nostro amico Carlo Ravegnani, così potremo parlare di Rimini-Bologna. Carlo, ci sei? Ciao, ciao a tutti. Buonasera Carlo. Allora, come hai visto Rimini-Bologna questa partita dalle due facce? Sì, completamente dalle due facce. Malissimo Rimini in gara 1, Bologna tranquilla, male in tutti i reparti proprio. Rimini, soprattutto sul mondo di lancio, dove la coppia straniera ha deluso al 100%, invece a proposito di mondo di lancio, il Monte Asi del Rimini finalmente ha fornito una grande prestazione, fermando Bologna e conquistando una vittoria che potrebbe anche essere decisiva nella lotta per i playoff. Monte di lancio italiano, insomma, Righetti e Teran, perché Scalona non viene fuori da questo momento negativo. Momento ormai è durata parecchio. Guarda, ho parlato con Ceccaroli prima della partita di due settimane fa, quando Rimini affrontò Novara, e c'è indubbiamente un problema a Scalona. Stanno lavorando sul controllo, perché è il controllo che manca, controllo e fiducia. Diciamo che Scalona ha detto che è inutile far finta che Scalona non sia nella rotazione, perché Scalona è nella rotazione, dobbiamo dargli fiducia, e sempre quel passaggio tra Ricchetti e Teran, e soprattutto questa volta Bologna hanno dovuto utilizzare Scalona, perché Ricchetti è sceso dopo 58 lanci, dopo 5 inning completi, con un piccolo problema muscolare, e si pensava che potesse fare almeno Scalona un paio di inning prima di lasciare la chiusura a Teran. Invece Scalona ha continuato nella sua striscia negativa, due colpiti, una base ball, e a quel punto Ceccaroli ha dato la pallina a Teran, perché per provare Teran addirittura ha lanciato 53 palle, che per un closer è sicuramente un numero molto alto, però Bologna praticamente non ha quasi mai visto la palla con il rilievo di Rimini. Ottimo, ottimo rilievo di Teran. Senti, prima di chiudere, Carlo, che ci dici di Vasquez? Si è integrato? Sta portando i risultati che si aspettava il presidentissimo Zangheri? Vasquez sta crescendo di rendimento. Indubbiamente non dobbiamo dimenticare che è vero che era un giocatore abituato a giocare il campionato italiano, però era anche un giocatore che giocava praticamente tutti i giorni e si è ritrovato in una realtà completamente differente. Ha avuto qualche problema di imbattuta nei primi due weekend, ma mi sembra un giocatore che abbia ripreso la condizione del box, arrivano contatti molto più importanti, non, indipendentemente dal fatto che faccia valida o meno. E la cosa che la sorpresa un po' positiva per tutti è che si è svegliato anche Caceres, che ha contribuito alla vittoria di sabato a Bologna con un positivo 3 su 3. Complimenti, sì, abbiamo visto 324 la sua media battuta. Carlo, noi ti ringraziamo come sempre, sei disponibilissimo, e ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti e complimenti come al solito per la trasmissione. Grazie a te Carlo. Dopo aver sentito Carlo Ravegnani per il Rimini, vediamo se ci è collegato da Bologna il nostro amico di Grande Slam, Daniele Mattioli. Daniele? Sì, ciao ragazzi. Buonasera a te. Buonasera a tutti voi. Daniele, che cosa ci racconti di questo 1-1 con il Rimini? Beh, vi racconto che è stata una bella serie, è stata, ovviamente cada uno l'ha potuto la dominata grazie all'ottima prestazione di Owens sul monte di lancio e a un'altrettanto ottima prestazione dell'attacco capace di colpire 17 valide e 14 punti, tra cui anche il fuori di campo di Marval. Diversa andata gara 2 dove la partita è stata molto lunga, molte pause, ma altrettanto combattuta, è stato stretto, tante occasioni non sprecate da mezzo le formazioni. Ha vinto Rimini 4-3, ma è stata una bella sfida. Daniele, che ci dici di questo Marval? Sta facendo una stagione strepitosa. Marval sta continuando ad esprimersi ad altissimi livelli, un po' come
da quando è venuto in Italia, dal primo anno, tutta la sua carriera nell'Italian Baseball League ha testimoniato, insomma, le grandi qualità di questo giocatore, e sta dimostrando in questa seconda stagione sotto le due torri di essere di un altro campionato, insomma, sta viaggiando con medie importantissime, aggiunge tantissimi punti battuti a casa. E poi anche questi fuori campo, uno praticamente ogni weekend, insomma, veramente incontenibile. E anche il Monte di Lancio sta andando molto bene, soprattutto quello italiano. Ora c'è stato anche il ritorno di Rivero. Com'è andato il ritorno di Rivero sul Monte? Monte di Lanzo ha fatto molto bene, ha fatto, perché devi considerare che i punti subiti in gara 1 sono stati non di PGL, quindi dovuti ai errori della difesa. Owens ha lanciato molto bene, ha fatto una gran partita, la seconda di fila dopo quella sfortunata contro Padova, dove ha subito soltanto una valida, un po' di campo in 8 inning, quindi è tornato davvero sui suoi livelli. In fortitudo ha trovato anche di nuovo Rivero, che ha lanciato bene. E anche nella sfida dei pitcher italiani è arrivata la sconfitta con un scarto veramente minimo e un punteggio basso, ma tutto lo staff dei lanciatori a disposizione del manager Stignani si è ben comportato, cioè, quindi sono sicuramente note positive in vista della serie contro il Nettuno, che è un po', insomma, una quasi ultima chiamata per Fortitudo nell'obiettivo, nella ricerca del primo posto, perché un risultato positivo permetterebbe a Baglio e compagni di restare in scia e poi avere all'ultima giornata lo scontro contro il San Marino, prima ci sarà la serie contro il Padule. Un risultato invece di un pareggio e di una doppia vittoria del San Marino potrebbe, insomma, veder vanificato il primato in classifica. Ovviamente il Nettuno gioca, sarà una sfida molto bella, perché c'è comunque un secondo posto momentaneo in palio in caso di doppietta di una delle due formazioni. Va bene, Daniele, sempre preciso come sempre. Noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Ok, assolutamente, sempre presente. Va bene, grazie Daniele, Grazie. ciao, buona serata. Ciao, buona serata a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Emanuele, ci vuoi raccontare questo evento che già abbiamo presentato qui a Nettuno 2 settimane fa con lo Stefano Sette? Eh sì, il 2-3 settembre allo stadio Reggiani di Anzio ci sarà la sesta edizione del, appunto, Stefano Sette Baseball Meeting. Per quanto riguarda la parte sportiva, è un programma, un torneo giovanile allo stadio Reggiani di Anzio con Messina, Foggia e Teramo. Insomma, un evento sempre in nome della solidarietà e del sociale, che ormai da 6 anni sono un motore che spinge il comitato, questo comitato, a svolgere un gran lavoro sul territorio, fornendo all'ospedale Riuniti Anzio Nettuno gli strumenti indispensabili per, insomma, una migliore uscita del proprio lavoro. Quindi, insomma, un altro evento da lodare, insomma, ce ne fossero di più non solo nel mondo del baseball, ma in ogni ambito, sarebbe sicuramente una cosa gradita. Quando si fa qualcosa per gli altri, per me è sempre da citare e da lodare. Ricordiamo Emanuele che basta per fare beneficenza, basta acquistare una di queste magliette. Non a caso noi del bar del baseball siamo stati i primi a comprarle. Contattate il comitato dello Stefano Sette, sono molto belle, ci sono blu, grigie, ne ho viste anche verdi, quelle E nuove, per le ragazze anche rosa. anche rosa. Passiamo ora, dopo lo Stefano Sette, ad annunciare la partita, ad analizzare soprattutto la partita tra San Marino e Padova. Vediamo se ci è collegato il nostro inviato speciale, grandissimo collaboratore Loriano Zannoni. Loriano? Ci sono, ciao Luca, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a te Loriano. Allora, questo San Marino che mantiene sempre più la classifica, anzi, ha distaccato il Bologna. Sì, c'è stata quella sconfitta con Padule, altrimenti sarebbe stato il girone di ritorno ancora senza sconfitte per San Marino. Sono state quelle con Padova, due vittorie abbastanza nette.
abbastanza nette, al contrario di quello che era successo con lo stesso Padura, anche nelle settimane precedenti, in alcuni casi arrivi stretti. Quelle con Padule sono state due vittorie abbastanza, con Padova scusami, sono state due vittorie abbastanza nette, ed è una squadra che in questo momento è in forma, di sicuro più che essere in forma adesso conterà, naturalmente come sappiamo ben tutti, essere in forma al momento delle semifinali e della finale, però la strada sembra quella giusta, anche perché un po' tutti stanno entrando nella forma giusta, anche chi magari nelle scorse settimane non lo era, e quindi mediamente è una squadra che sta bene sicuramente. Sta facendo la differenza Mario Chiarini, sta tornando a livelli di quando era agli inizi. Sì, assolutamente, è uno dei più continui quest'anno, ed è una gran cosa, perché l'anno scorso, complice anche un problema al polso, non aveva saputo esprimersi come nelle sue corde, e invece è uno di quelli che può fare veramente il salto di qualità a questa squadra, che all'inizio dell'anno giustamente era considerata un po' da small ball, no? non estremamente potente, ma adesso anche grazie a Mario, al di là dei fuori campo, battute extra base ne arrivano parecchie, Mario, Chiarini, Epifano. E anche Epifano, infatti lo volevo nominare ora, Epifano anche mostruoso nel box, sia in difesa e anche soprattutto nel box. Assolutamente, ed è la più bella scoperta, assieme anche a Ferrini, perché i due ultimi acquisti, anzi, Ferrini, Epifano in tutto l'anno sta avendo medie clamorose, Ferrini nell'ultimo weekend 4 su 5 nella prima partita, 2 su 2 nella seconda, incontenibile, ma soprattutto l'apporto difensivo e il saper stare dentro la squadra, che adesso anche difensivamente, al di là di qualche errore, ma veramente sporadico, che può arrivare, la cerniera dentro è fissa, nel senso che c'è Imperiali, Ferrini, poi Epifano, Interbase, Pulzetti in terza, è da gran sicurezza. Quello che magari negli anni passati forse non c'era. Loriano, abbiamo notato che c'è stato un cambio sul monte di lancio, il partente. Sì, sono prove, ma soprattutto era un momento migliore Berto, e ha lanciato Berto, ma bisognerà vedere se continuerà con queste idee, manager Nanni, o più avanti cambierà qualcosa, magari cambierà anche rispetto agli avversari. Non credo sia definitiva in gara 2, al di là della il più continuo addirittura è stato quello che non è mai stato partente, cioè Cherubini è stato il più continuo di tutti, Roberto, ma ad esempio male a Padule, è però bene qui, Florian bene all'inizio, hanno avuto alti e bassi, Cherubini invece è stato il più continuo mediamente, comunque tutti e tre, che sono quelli che si gestiscono in gara 2, anche loro stanno avendo buonissime cifre. E sicuramente, se magari da che vedo ce lo si poteva aspettare in gara 1, in gara 2 tutti e tre, Roberto, Florian e Corbini, con buone cifre, è una bella notizia per San Marino sicuramente. Va bene Loriano, noi ti ringraziamo e ci aggiorniamo la settimana prossima. Assolutamente, grazie a te e buonasera a tutti. Grazie, ciao Loriano, ciao ciao. Ciao a tutti. E dopo aver ascoltato Loriano Zannoni, sentiamo gli amici giocatori di Padova. Ciao amici del Bar del Baseball, riassumo un po' quello che è stato il weekend a San Marino per noi. E devo essere sincero che eravamo partiti un po' speranzosi nel cercare di togliere almeno una partita per quella che è la capolista attualmente. E purtroppo non è andata molto bene, anche perché abbiamo affrontato una squadra che ci è stata nettamente superiore nel box di battuta, e siamo partiti bene subito al primo inning nella prima partita, in cui ci siamo portati in vantaggio 1-0, e dopodiché abbiamo subito un po' quello che sono le mazze sammarinesi. Infatti abbiamo perso 7-1 con 14 valide subite, quindi sì, c'è stato ben poco da fare per quanto riguarda la prima partita, mentre per la seconda partita direi ancora un pochino peggio, anche perché abbiamo perso 5-0 e le valide sono state 8-1. Quindi sì, noi recriminiamo tanto da parte nostra, soprattutto per l'aspetto mentale, in quanto essendo una squadra giovane, come vi dicevo l'altra volta che è partito questo progetto di portare avanti
questa base di italiani giovane e diciamo che dobbiamo ancora crescere sotto l'aspetto mentale, ma portiamo a casa tutte le esperienze che vengono e cerchiamo di migliorare di weekend in weekend. Quello che si può dire è niente, che con una squadra che è migliorata nettamente nel box di battuta si può far poco. Noi magari potevamo fare qualcosa di più, vero, anche qualcosa di più in difesa, magari potrebbe essere vero, però quando ti confronti con squadre del genere c'è ma poco da fare, quindi guardiamo avanti e pensiamo al prossimo weekend, pensiamo nel cercare di far sicuramente meglio di quello che è stato questo appena passato. Vi saluto e alla prossima. Passiamo ad analizzare Parma-Padule con il nostro contributo del grandissimo Gianluigi Calestani. Non passerà certo alla storia come un weekend indimenticabile, quello vissuto dal Parma Clima lo scorso sabato contro il Padule di Sesto Fiorentino. È stato il 2-0 che non si era verificato nel corso del girone di andata a favore di una squadra che è apparsa sicuramente più in palla, più motivata rispetto al Padule, che comunque la settimana precedente era riuscito a strappare una partita al San Marino capo classifica. Il Parma è arrivato al doppio confronto di sabato con qualche preoccupazione alla luce della squalifica per una partita combinata a Mirabal dopo l'espulsione di Nettuno e alla luce delle condizioni non perfette di José Castillo, che ha giocato solo come battitore designato e estremamente zoppicante in entrambi i confronti. È stato quindi un Parma interamente italiano, a parte Castillo, quello che nella prima partita ha faticato per aver ragione della formazione toscana di Minozzi. La panchina del Parma si è, come dire, inventata la linea difensiva, schierando Scalera, rientrato da poco da un lungo infortunio all'interbase, Benetti in terza. E direi che proprio Benetti e Scalera, insieme a Yomel Rivera, che ha lanciato una shutout complete game, sono stati i protagonisti del successo della Parma per 4-0. Scalera ha mostrato grande padronanza del ruolo all'interbase, ha giocato benissimo la routine, è intervenuto in ben 9 giocate difensive del Parma. Ha fatto una giocata davvero fantastica andando a prendere la palla in corsa al limite della terra rossa ed effettuando una perfetta assistenza in prima, in torsione e in corsa. E poi si è esaltato anche nella box di battuta, ha praticamente risolto la partita con il fuoricampo che nelle fasi finali dell'incontro ha portato il parziale dal 2 al 3-0. Molto bene, dicevamo, anche Yomel Rivera. La seconda gara è stata lungamente in equilibrio sull'1-1 al punto iniziale del Padule contro un test lontano parente dal gran bel lanciatore visto nelle precedenti esibizioni. Il Parma ha replicato pareggiando subito al secondo inning e poi ha approfittato del calo di Rodriguez e dell'ingresso in partita assolutamente impalpabile di Parra, punito sul suo primo lancio ancora una volta da un fuoricampo di Luca Scalera, schierato questa volta in terza base con Mirabal rientrato come shortstop. Che dire, il Parma ha ottenuto le due vittorie che voleva, è stato parzialmente soddisfatto dal risultato uscito dal big match tra Bologna e Rimini. Ora si è portata una sola lunghezza dalla formazione di Paolo Ceccaroli, sapendo di avere il team quality balance favorevole in caso di arrivo in parità. Il calendario però è più favorevole a Rimini rispetto al Parma, molto si deciderà nel prossimo weekend quando la squadra di Gerali sarà ospite in un doppio confronto contro la capoclassifica San Marino, mentre il Rimini affronterà due partite sulla carta, perché bisogna ormai esprimersi in questi termini, più agevoli contro il Padova. Per quanto riguarda il Padule, nulla di nuovo sotto il sole, una squadra simpatica, una squadra che gioca un buon baseball, una squadra che però ha mostrato limiti tecnici notevoli in un campionato come l'Italian Baseball League. Resta da considerare quanto poco pubblico ci fosse nella prima partita, giocata alle 16 di un sabato pomeriggio molto caldo.
E non è che fosse di scarso appeal l'avversario, perché la controprova è stata quella del secondo incontro, 110 spettatori al pomeriggio, quasi 500, 480 nella gara serale, come a dire che il baseball va giocato in determinati orari e soprattutto non bisogna giocare più di una partita al giorno, almeno ai massimi livelli. Questo è uno spunto sul quale bisognerà molto ragionare. Il prossimo fine settimana il Parma recupererà tutti i suoi pezzi da 90, si augura di andare a San Marino, di arrivare a Serravalle con tutti i suoi stranieri al massimo della condizione, soprattutto un Gumersindo Gonzales che anche in questo fine settimana non è che abbia fatto sfracelli, è entrato in sostituzione di Gio Testa all'ottava ripresa e ha subito 2 punti lanciando in maniera priva di controllo. Sarà fondamentale per Parma tornare con almeno un successo dalla trasferta di San Marino, sicuramente questo fine settimana ci dirà qualcosa di quasi definitivo nella lotta per il quarto posto. Da Parma è tutto, appuntamento tra 7 giorni. Ringraziamo Gianluigi Calestani per aver analizzato Parma-Paduli e passiamo a, come sempre, a tutte le settimane, c'è cioè il punto di baseball.it. Questa settimana abbiamo il nostro grandissimo amico da Grosseto, Maurizio Caldarelli. Maurizio? Sì, Gianluca, buonasera. Buonasera, buonasera a te. Allora, che ci dici su questa IBL, su questa 14ª giornata? Ma mi sembra che ci sia ancora sempre più confusione per questa lotta per le prime 4 posizioni. 3 sono già assegnate ormai, però si deve lottare fino in fondo, anche perché Rimini e Parma si stanno giocando ancora in maniera veramente accesa. Una sola partita le divide, con 6 gare ancora da giocare, tutto può succedere. Per la prima posizione sembra aver preso forse un leggero vantaggio San Marino, e può darti, ecco, non dimentichiamoci che la prossima settimana, venerdì e sabato, allo Stefano Borghese c'è la madre di tutte le battaglie, un Nettuno-Bologna che può davvero decidere le sorti di questa regular season. Il secondo posto ha un'importanza fondamentale, direi, a questo punto, visto che tra le 2 squadre, al momento attuale specialmente, non c'è una grande differenza tra Nettuno e Bologna, con il Bologna che è da 5 settimane che non riesce ad andare oltre un pareggio, ha perso per 3 volte, anzi 4, la partita dello straniero, e una ha perso quella dell'italiano in gara 2. Quindi direi che questa partita è fondamentale, che servirà ad avere un vantaggio nella semifinale al meglio delle 5 partite, e sappiamo che avere un vantaggio del pubblico, specialmente allo Stefano Borghese, può essere fondamentale, visto che ormai sembra quasi appurato, perché la semifinale sarà proprio tra l'Angel Service di Nettuno e l'Unipol Sai di Bologna. Direi che insomma ci stiamo avviando a un bel finale. Bologna ha ancora un Marval veramente da tripla corona, che ha già battuto il record di fuori campo negli ultimi anni, siamo arrivati a 7, negli ultimi anni al massimo si era arrivati a 6. E ci sono poi questi lanciatori nettunesi, Morellini continua a essere il leader, una media PPL ancora sotto il punto, e quindi insomma direi che tutto ancora da vedere. Dispiace per Rinnovare, purtroppo ormai è fuori dai giochi, ma insomma ecco, per il resto direi che è tutto ancora da giocare e da divertirsi. Speriamo che il pubblico aumenti di presenza in queste ultime giornate, perché merita davvero. E infatti speriamo che il pubblico accorra numeroso non solo allo Steno Borghese ma su tutti i campi. Maurizio, noi ti ringraziamo come sempre disponibilissimo e ci Alla aggiorniamo alle prossima. prossime. Grazie. Ciao Gianluca, buona Ciao giornata. ciao ciao. Ciao ciao. Dopo il punto di baseball.it passiamo all'angolo rosa condotto da Cristina Pivirotto con supervisionato da Remo Ciamarra. Ben ritrovati amici del Bar del Baseball. In questo fine settimana il turno di gioco riguardava il solo girone B dell'Italian Softball League. Il girone B è anche quello dal quale si aspetta ancora il responso per il passaggio ai playoff. Un solo nome si è aggiunto al bussolengo già qualificato ed è quello del Pianoro. Mancano quindi ancora 2 nomi per completare il quadro delle qualificazioni. Ma vediamo meglio cosa è successo sui campi di gara.
Un pareggio tra Bussolengo e Forlì. In gara 1 Nisa Ontiveros in pedana per Bussolengo concede all'attacco avversario solo 4 valide, da cui Forlì non riesce a trarre neppure un punto. Per contro Bussolengo accumula i suoi punti fin dalla prima ripresa con Lara Cecchetti che batte un solo homer di presentazione, per finire a Marta Gasparotto che batte un doppio che porta a casa l'ultimo punto della partita. In gara 2 è Ilaria Cacciamani la soluzione che porta alla vittoria il Forlì. Grande partita per lei che concede solo 4 valide mentre ferma con 10 strikeout l'attacco del Bussolengo. Così Forlì si procura il punto al primo inning, uno all'ultimo turno di battuta e si aggiudica una partita preziosa per la sua presenza ai playoff. Un pari anche tra Sestese e Parma. In gara 1 Monica Perri in pedana per la Sestese sfiora la Perfect che le sfugge proprio all'ultimo inning per opera di Andrea Filler. Rimangono comunque 14 strikeout con cui ha fermato le mazze degli avversari. Gli unici due punti segnati arrivano al terzo inning spinti a casa da Martina Calosi prima e quindi da Azzurra Baroncini, ancora una volta determinante nel box di battuta. Un'altra Sestese quella vista in gara 2, una sola valida battuta a Carlotta Mori e dall'altra parte Mara Papucci che concede 7 valide al Parma che riesce a farle fruttare appieno, trasformandole in 7 punti che, uniti ai 4 errori della Sestese, consegnano la vittoria per manifesta al quinto inning al Parma. Salvezza raggiunta per la Sestese che al prossimo turno di gioco dovrà vedersela con il Forlì in uno scontro che si preannuncia ad alto tasso agonistico. Le toscane dovranno poi recuperare ancora una partita con la Castellana in un incontro già fissato per il 6 agosto. Pianoro fa suoi tutti e due gli incontri con la Pro Roma, entrambi per manifesta superiorità. In gara 1 Pianoro attacca fin dal primo inning e poi con 11 valide all'attivo conclude la partita alla quinta ripresa con il punteggio di 8-0. E in gara 2 il copione è lo stesso, Pianoro che attacca e non lascia spazio alla difesa della Pro Roma, 15 valide che portano a 10 punti realizzati nel secondo incontro per un finale al sesto inning di 10-0 appunto. Qualificazione come detto per Pianoro, aspettando l'ultima giornata di gioco del girone, il prossimo fine settimana, per conoscere i due nomi mancanti e le posizioni di classifica per poter giocare playoff. Per questa settimana è tutto dalla redazione di Grande Slam, Cristina Pivirotto. E dopo il video di Cristina Pivirotto, come sempre c'è il punto sulla Serie A federale del nostro grandissimo Emanuele Tosatti di Nari. Eh sì Gianluca, sarà una versione un po' ridotta del punto della federale perché c'era il recupero tra Paderno e Torino. Il Paderno è bastata la vittoria in gara 1 per accedere ai playoff il terzo anno consecutivo. Come seconda ci sarà insomma il girone da 3 che qualificherà la quarta semifinalista, mentre si è chiusa la prima parte della Coppa Italia. Sono le 8 qualificate quarti. Sono le due squadre di Nettuno, Città di Nettuno, Nettuno Lite, Potenza Picena, Firenze, Castenaso, Collecchio, Torino e Verona. Grazie Emanuele, il socio. Emanuele è sempre grandissimo. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di quest'altra bellissima puntata. Non ci resta, come ha detto Vinicio Sparagna all'inizio della trasmissione, invitare tutti quanti i tifosi sugli spalti dello Steno Borghese e su tutti gli spalti degli diamanti italiani. Socio. Sì, sicuramente sì, a Nettuno ci sarà la grande sfida. La madre di tutte le partite, come l'ha definita Maurizio Caldarelli. E quindi si aspetta un pubblico veramente numeroso. Ma anche sugli altri campi dove si gioca, insomma il campionato ecco, sta entrando proprio nel vivo, si decide tutto in queste ultime tre giornate e quindi dai, e poi il clima lo permette, insomma fa caldo, quindi la sera si sta bene al campo, allo stadio, dai. Va bene, noi dello staff del Bar del Baseball vi ringraziamo chi è Remo, Andrea, Fulvio, come sempre fanno un grandissimo lavoro, per soprattutto Andrea, per portare questa trasmissione a voi in tutta Italia, in tutto il mondo, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti. Ciao.